Sono costati 3 milioni di euro, più della metà finanziati dalla Regione Toscana, i nuovi 12 autobus entrati a far parte della flotta di ATAF Gestioni. Si tratta di bus ibridi. Il motore elettrico in abbinamento al tradizionale motore endotermico consente di accumulare energia durante il viaggio e di rilasciarla nel momento del massimo sforzo del motore, con conseguente riduzione dei consumi e delle emissioni di inquinanti nell'aria. Ci piace fare questo piccolo confronto, consideriamo che in questo momento è come se in Firenze circolassero 2.000 macchine in meno in termini di emissioni e di questo noi ne andiamo sicuramente orgogliosi. In attesa che il Consiglio di Stato decreti l'ultima parola sulla gara per affidare ad un unico gestore il servizio di trasporto pubblico locale in tutta la Toscana, la Regione non si è fermata. Stiamo andando avanti con l'immissione di nuovi mezzi, con l'installazione di nuove paline intelligenti, con la creazione della comunità tariffaria. Con questi mezzi che vengono presentati qui a Firenze questa mattina siamo a oltre 300 mezzi nuovi che sono entrati in servizio in Toscana a partire dal 2018 fino ad oggi e arriveremo a 350 entro la fine dell'anno. Negli ultimi 5 anni i passeggeri del sistema di trasporto pubblico urbano di Firenze sono passati da 85 milioni all'anno a 95 milioni. Noi abbiamo fatto un investimento in questi anni straordinario sul trasporto pubblico grazie anche alla Regione Toscana e a Bus Italia. Pensate che, come è stato detto oggi, ora a Firenze abbiamo 10 milioni di persone in più che ogni anno prendono il trasporto pubblico. Questo riduce il traffico e riduce l'inquinamento. Dobbiamo andare avanti in questa direzione.